la storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune in una tavola di valore che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. Il 4 novembre ha un significato molto importante anche per i giovani, le nostre nuove generazioni. Il ricordo degli antenati che hanno combattuto per l'Italia deve guidarli nella loro quotidianità di cittadini impegnati e attivi per la comunità. Spetta anche e soprattutto a loro tenere viva la memoria dei concittadini che si sono sacrificati per il tricolore, la bandiera che racchiude in sé tutti i valori fondanti del nostro paese. Celebriamo quindi la fine della Prima Guerra Mondiale e ribadiamo con forza il nostro rifiuto della guerra e chiediamo ai potenti del mondo di impegnarsi sulla via del dialogo. Ognuno di noi, nella vita quotidiana, può fare molto per concorrere e mantenere la pace. Abbiamo noi tutti il dovere morale di difendere e tutelare le istituzioni democratiche, di raccontare e di non disperdere la memoria di quanto di feroce accaduto in Europa oltre 100 anni fa. La grandezza di una nazione non si misura dalla sua forza militare, ma dalla sua capacità di offrire pace, libertà, democrazia, civile convivenza, sicurezza sociale ed economica a tutti i suoi abitanti. Buon 4 novembre a tutti, viva il 4 novembre, viva le Forze Armate, viva l'Italia, viva Gioiosa Marea. Per continuare il discorso della nostra sindaco, voglio ricordare il discorso fatto da me il 4 novembre 2011. Nel 1921, tre anni dopo la fine della Grande Guerra, i governanti di allora pensarono di inviare a Roma un treno chiamato il treno del Milico Ignoto, o treno degli eroi, che partendo dalla stazioncina della cittadina veneta via Guinea, dopo 13 fermate lungo le stazioni del percorso, è giunta a Roma il 4 novembre dello stesso anno, trasportato oltre ai cimeli della Grande Guerra anche dei disarmi di militari senza nome che furono schierati sul selciato e vittoriale e una madre di un caduto in guerra, la signora Maria Bergamassi, in un grande silenzio pieno di commozione, sfilando davanti alle parigi dopo quella che doveva essere tumulata nel sacello apposto predisposto con sopra raffigurata la terra. Sono caduti per la mia terra, signor prendeteli accanto a voi. Sono l'Italia e due eroi. E due eroi hanno sofferto tanto dolore, allora pace date signore. Dove avresti la tua mamma, dove avresti il popolare, o soldato per i riposi della patria sull'altare? Non ricordo, so soltanto che alla guerra fui chiamato, la mia mamma fu in Italia, il mio nome fu soldato. Una casetta col cortile l'orticello e qualcuno che ti aspetta, una mamma o un bimbo bello? Sì, sì, ricordo, ed ogni sera sul mio avello porto il vento, di mia madre la preghiera e di mio figlio il giuramento. O soldato che caduto, sei per lì dalla vittoria e a vegliare sei venuto sull'altare della gloria. A te il vaso del mio amore e il garrido del tricolore.